Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni Divina volontà a pregare in me, e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, celeste, Madre Mia, Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come in cielo, sia gloria nei nostri. perdono Tu che sei la gioia Padre Tu che sei mio padre Tu che sei la vita vera Dal Libro di Cielo, volume 20, 1 novembre 1926, ciò che fa il Fiat Supremo in ciascuna cosa creata e le lezioni che dà alle creature per venire a regnare in mezzo ad esse. Stavo facendo il mio solito giro in tutta la creazione per poter amare e glorificare come ama e glorifica. Lo stesso fiat divino in tutte le cose create, ma mentre ciò facevo pensavo tra me. Il mio dolce Gesù mi fa girare per tutta la creazione come per raggiungere la sua volontà in tutti gli atti Suoi. Tenere la compagnia, dargli un mio ti amo, un grazie ed un mio ti adoro e chiedergli che presto venga il suo Regno. Ma io non so tutto ciò che fa questo volere divino in ciascuna cosa creata, vorrei saperlo. Affinché uno sia l'atto mio col suo. Ora, mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù, tutto bontà è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: Alla piccola figlia del mio volere è giusto che sappia ciò che fa colui da donde è uscita la sua origine. Tu devi sapere che il mio fiat eterno non solo riempie tutta la creazione, tu devi sapere che il mio fiat eterno non solo riempie tutta la creazione ed è vita di ciascuna cosa creata, ma tiene sparse tutte le nostre qualità in tutto il creato. Perché la creazione doveva servire di paradiso terrestre all'umana famiglia, e quindi doveva essere l'eco delle beatitudini e felicità del cielo. Se non conteneva le gioie e i contenti della patria celeste, come poteva formare la felicità della patria terrestre? Molto più che una era la volontà, tanto quella che beatificava l'impero, tanto quella che doveva felicitare la terra. Ora, se tu vuoi sapere cosa fa la mia volontà nel cielo, in quell'azzurro che si vede sempre fermo e disteso sul capo di tutti, non c'è punto che non si vede cielo. Esso di notte e di giorno è sempre al suo posto. Sicché la nostra volontà Tiene sparsa la nostra eternità, la nostra fermezza che mai si muta. È sempre nel suo equilibrio perfetto, né per qualunque circostanza si cambia mai. E mentre ama, glorifica la nostra eternità, il nostro essere incrollabile. Felicita la terra e dice all'uomo, guarda, prendi per modello il cielo che ti è sempre disteso sul capo. Sii sempre fermo nel bene, come lo sono io. Da qui sono sempre disteso a proteggerti, affinché anche tu, come secondo cielo, che è popolato di stelle, che all'occhio tu ti sembrano tanto legate al cielo, che si può dire che le stelle sono figlie del cielo, così anche tu, se sarai fermo nel bene, il cielo dell'anima tua sarà popolato di stelle, come tanti parti e figli tuoi. Che facendo il tuo giro nella creazione, quando giunge al cielo, anche tu, unita con la nostra volontà, ami e glorifichi la nostra eternità, il nostro essere incrollabile, che mai si muta, e pregala che renda ferme le creature nel bene, affinché siano il riflesso del cielo, e godano la felicità che porta un bene continuato e mai interrotto. Onde seguendo il tuo giro nello spazio della creazione giungerai al Sole, astro più vicino del cielo alla Terra, per portare alle creature la sorgente delle felicità terrestri e le similitudini delle beatitudini e gusti della felicità della patria celeste. Vuoi tu dunque sapere cosa fa la mia volontà nel Sole? Glorifica la nostra luce interminabile, i nostri gusti innumerevoli. Ama e glorifica le infinità delle nostre dolcezze, le indescrivibili tinte delle nostre bellezze, e col suo calore fa eco al nostro immenso amore. o oh, come ci decanta il Sole, ama e glorifica il nostro essere divino, e come la nostra divinità, svelata, beatifica con atti sempre nuovi tutta la patria celeste. Così il Sole, eco fedele del suo Creatore, portatore celeste della maestà suprema, velato dalla sua luce nella quale la mia volontà domina e regna, porta alla terra la felicità terrestre, porta la sua luce e il suo calore, porta la dolcezza di gusti quasi innumerevoli alle piante, alle erbe, ai frutti, porta il calore ed il profumo ai fiori e tante varie tinte di bellezza da felicitare ed abbellire tutta la natura. O come porge il sole, cioè la mia volontà, nel sole per mezzo delle piante, dei frutti, dei fiori, alle umane generazioni la vera felicità terrestre. E se non lo godono pienamente, è perché si sono discostate da quella volontà che regna nel sole. E la volontà umana, mettendosi contro la divina, spezza la sua felicità. È la mia volontà, velata nella luce del sole, che dice all'altezza della sua sfera. Mentre ama e decanta le nostre qualità divine, dice all'uomo, sii sì, sempre luce, come lo sono io, in tutto ciò che tu fai, affinché la luce ti converta tutto in calore e diventi come una sola fiamma d'amore per il tuo Creatore. Guardami, con l'essere io sempre luce e calore, posseggo la dolcezza. Tanto è vero che la comunico alle piante e dalle piante a te. Anche tu, se sarai sempre luce e calore, possederai la dolcezza divina. Non avrai più fiele e dire nell'animo tuo. Possederai i gusti e le varie tinte delle bellezze dell'essere supremo. Sarai solo al pari di me. Molto più che Dio mi ha fatto per te e tu sei stata fatta per lui. Quindi è giusto che sei più solo di me. Vedi, figlia mia, quante cose tieni da fare unita con la mia volontà in quella sfera del sole? Tieni da decantare amore e glorificare la nostra luce, il nostro amore, le nostre infinite dolcezze, i nostri gusti innumerevoli e la nostra bellezza incomprensibile. E tieni da impetrare per le creature tutte le qualità divine che contiene il Sole, affinché la mia volontà, trovando le qualità divine, in mezzo ad esse venga a regnare sveltamente col suo pieno trionfo in mezzo alle umane generazioni. Ed ora, figlia mia, scendiamo nella parte bassa della terra, portiamoci nel mare, dove sono ammantate masse di acque cristalline, simbolo della purità divina. Queste acque camminano sempre, non si fermano mai, sono senza voce e mormorano sono senza vita e forti in modo da formare tanto alte le loro onde da travolgere e mettere in frantumi nave genti e cose e poi scendere nel loro lido dopo che hanno ottenute le cose che hanno investite pacifiche come se nulla fosse continuano il loro solito mormorio o oh, come la mia volontà nel mare decanta, ama e glorifica la nostra potenza, la nostra fortezza, il nostro moto eterno che mai si ferma. E se la nostra giustizia forma le sue giuste onde fragorose da atterrare città e genti come mare pacifico, dopo la tempesta la nostra pace mai è perturbata. E la mia volontà velata dalle acque del mare dice all'uomo, sii sì, puro come queste acque cristalline, ma se vuoi essere puro, Cammina sempre verso il cielo, altrimenti ti imputridiresti, come si imputridirebbero queste acque così pure se non camminassero sempre. Il mormorio della tua preghiera sia continuo se vuoi essere forte e potente al pari di me, se vuoi atterrare più forti nemici. E la tua volontà ribelle che mi impedisce di svelarmi ed uscire da questo mare per venire a regnare in te e stendere in te il mare pacifico della mia grazia. Possibile che vuoi essere al di sotto di questo mare che tanto mi glorifica? Anche tu, Decanta, ama, glorifica la nostra purità, la nostra potenza, fortezza e giustizia e unita con la mia volontà, che ti aspetta nel mare, come figlia sua, il nostro eterno moto verso le creature per farle del bene, il mormorio continuo del nostro amore per mezzo delle cose create, che mentre mormora amore vuole il contraccambio continuo. Del mormorio dell'amore continuo delle creature e preghi la mia volontà che dia a loro le qualità divine che esercita nel mare affinché venga a regnare in mezzo a quelli che la tengono respinta in tutta la creazione. Perciò, se vuoi sapere che cosa fa la mia volontà in tutta la creazione, gira in essa. Ed il mio fiat, trovando la figlia sua in tutte le cose create, si svelerà e dirà a te ciò che fa verso la divina maestà e di richiamo delle lezioni che vuole dare al Creatore. Ottimo, anche il brano di oggi è un brano profondamente contemplativo. Cielo, sole e mare sono le creature verso cui il Signore ci insegna e ci esorta a volgere lo sguardo. E qui di fatto Gesù dà delle spiegazioni, quindi dà mh, de delle luci su alcune realtà che piano piano imparando a pregare nella divina volontà dovremmo essere da noi stessi, diciamo così, capaci di renderci presenti, capaci di comprendere, capaci di intuire e poi di fare nostro. No? E la bella domanda che fa Luisa a Gesù è eh, io non so che cosa fa questo tuo volere divino in ciascuna cosa creata e Gesù dà due risposte una generica che riguarda tutte le cose create e poi scende nello specifico di queste tre creature ora tutto quello che Gesù dice come già ho accennato dovremmo noi essere capaci Appunto, di farlo nostro perché quelle stupende cose che Gesù dice e che cioè ci mostrano ciò che la divina volontà opera in certe creature evidentemente al nostro vantaggio, al nostro beneficio, a nostra edificazione, qualche volta anche al a al nostro sprone per poterla imitare oltre che farne nostra la sua vita. Ecco, tutte queste cose. Sono come dire una delle motivazioni, una delle cause, delle ragioni di essere dei giri perché quello che dice Gesù molto semplicemente è questo qui: allora, cosa fa la mia volontà? È tutto detto, diciamo, nella prima spiegazione. La mia volontà dice: riempie la creazione ed è vita di ciascuna cosa creata quindi che significa? L'abbiamo visto tante volte. Dio è la causa dell'essere. Dovunque noi ci giriamo. Dovunque, questo qui è eh? anche vedendo i muri della nostra casa. Il muro della nostra casa parla della volontà di Dio, perché? Perché il muro della nostra casa è fatto di mattone, è fatto di intonaco, cioè di materie di sostanze che si trovano sul pianeta Terra e che non si sono fatte da solo, certo, poi il muro della nostra casa. L'intelligenza dell'uomo ha imparato ad utilizzare queste materie, quindi poi ad assemblarle e quindi a fare le cose utili. Secondo anche questo il progetto divino del creatore, che il creatore ci dà tutti quanti gli strumenti perché noi possiamo cooperare con lui e perfezionare il mondo, no? Quindi, come sappiamo, Dio non solo è causa dell'essere perché lo crea e dal nulla, anche come dire le, le, le caratteristiche specifiche di una pietra o di un mattone questo lo sanno benissimo oggi gli scienziati da un punto di vista come dire appunto qualitativo quindi di composizione chimica degli atomi che compongono quella certa sostanza ha una sua specificità distinta da tutte le altre cose create quindi questa viene da dio e questa è la prima cosa. La seconda cosa è, ma non basta che il Signore, come sappiamo, dopo averle create, le cose le mantiene nell'essere. Perché tutto ciò che è, perdura nell'essere perché Dio lo fa perdurare nell'essere, lo mantiene in vita. Ecco, questo diciamo che sarà sempre saputo, basta aprire... I documenti del Magistero della Chiesa, basta aprire i testi dei grandi teologi, pensiamo a San Tommaso da Quino, che ha spiegato benissimo queste cose, e lo si trova, quindi non c'è bisogno di attendere questi scritti. Solo che, ecco, e qui in verità anche questo lo sapevamo, insomma, lo sapevamo almeno dal racconto della creazione del libro della Genesi. Dice: Ma non c'è so solo questo, cioè, eh, quindi, non soltanto. Tutte le qualità sono sparse nel creato nostre, ma attenzione: noi abbiamo fatto tutto questo perché la creazione doveva essere il paradiso terrestre, essere l'eco delle beatitudini e della felicità del cielo. Cioè, come noi sappiamo, mm, eh, Gesù ha creato l'uomo. Perché fosse felice. In paradiso, se come speriamo, ci andremo un giorno, la vita del paradiso, la fonte della beatitudine è la volontà divina. Se noi potessimo aprire uno squarcio, d'accordo, e vedere il cielo, sentiremmo una parola sola: Fiat voluntas tua. Perché lì la divina volontà è perfettamente conosciuta e si vede come è essa la causa di tutto il bene possibile, immaginabile, della beatitudine degli eletti e dei glorificati, di tutto. E lì ce n'è proprio l'esperienza diretta e sensibile. Qui noi, purtroppo, specialmente dopo la colpa d'origine, che abbiamo perduto questo, questo legame, non ne siamo consapevoli. Non è una cosa alla immediata nostra portata. Però, anche se non ne siamo consapevoli, questo eco della beatitudine rimane in tutte le cose create. E quindi quanto più uno impara a riconoscere gli atti della divina volontà nelle cose create, quanto più, come dire, impara a, a, a ricevere di nuovo, a riscoprire, a fare suo tutto quel mare di felicità che c'era e che c'è nelle cose create in tutte ecco poi risuscende nel dettaglio quindi questo deve essere dal punto di vista generale cosa fa la mia volontà la mia volontà è fonte della vita è fonte della permanenza della vita ed è fonte della felicità quindi dovunque ti giri aspira respira la vita che è la cosa più bella che esiste e aspira respira quella felicità che io sono, ho e do a chi non chiude il cuore per riceverla, poi scende nei dettagli. Dice: Guarda, l'azzurro del cielo, con tutti quanti i puntini delle stelle. No, dovunque ti giri, noi sappiamo che questo evidentemente è un fenomeno ottico. No, sappiamo che quello che sta sopra la nostra testa oggi lo chiamiamo lo spazio, insomma, no, però, insomma, chi chi l'ha fatto <ride> sapeva bene insomma, no? che attraverso eh, il gioco sole e terra si sarebbe rappresentato questo spettacolo, cioè questa distesa azzurra interminabile sopra la nostra testa, no? che noi appunto chiamiamo cielo. Sta sempre al suo posto, non si muove. No. La nostra fermezza che mai si muta ed è sempre nel suo equilibrio perfetto. Attenzione, né per qualunque circostanza si cambia mai, dice guarda, prendi per modello il cielo, sii sempre fermo nel bene come lo sono io, ma non solo questo, non... ma impara ad essere santamente imperturbabile. Che significa questo? Non è che noi siamo di ghiaccio d'acciaio e le vicende che Accadono, che ci accadono a noi, ai nostri familiari, alla società in cui viviamo, alla chiesa, a tutto quello che vogliamo, ci lasciano, come dire, come dire, ce ne infischiamo quindi siamo, come dire, sprezzanti, indifferenti, no. Ma un conto è non essere sprezzanti e indifferenti, un conto è turbarsi, perdere l'equilibrio nelle reazioni nelle manifestazioni d'accordo farsi prendere dall'agitazione dalla tristezza dal panico questo no guarda il cielo d'accordo rimani saldo rimani uguale guarda me dio non cambia dio non si turba dio non crolla d'accordo dio non crolla dio non muta, non cessa di fare il bene. Pensiamo quante volte noi, nelle nostre reazioni malvagie, diciamo no, io il male non lo faccio, però eh, se uno fa sempre il bene, dopo diventa uno sciocco, no? Se qualcuno ci fa qualcosa di male bisogna difendersi. Per carità, come dire, da un punto di vista etico ecco, e anche, come dire, giuridico, a certe condizioni... Questo può anche essere lecito no, ma questo non è espressione dell'equilibrio perfetto, bellissimo questa circostanza, dico lui che per qualunque circostanza non si cambia mai qualunque circostanza, attenzione, eh? dice no, 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 per carità, io sono sempre rimasto tranquillo per tutta la vita adesso, però con questa pandemia ma come si fa a stare tranquilli, <ride> ecco, <ride> ecco qua. <ride> Qualunque circostanza, la pandemia è qualunque altra cosa. Qualunque circostanza, guarda, prendi per modello il cielo e sii sempre fermo nel bene come lo sono io. E poi guarda le stelle, tutti questi puntini, le stelle nella tradizione ascetica simboleggiano proprio le, le virtù, no? E come facciamo ad avere l'anima, il cielo della nostra anima popolato di stelle? rimanendo fermi nel bene, che si fa sempre, dovunque e comunque, e anche potenzialmente a chiunque, a prescindere dalle circostanze. Bellissima questa espressione di Gesù, il nostro essere incrollabile, che mai si muta. Dice, prega che renda le creature ferme nel bene, anche me, per la possiamo fare anche per noi stessi, affinché siano riflesso del cielo. Perché se vivi così, tu godrai la felicità anche qui, che porta a un bene, continuato e mai interrotto. Si rifletta bene su questa cosa, cioè la causa dei problemi. Guardate che questa è una cosa non profonda. Di più, si cambia modo di vivere se si vive in questo, in questo, in questo orizzonte. Eh? La vita è un'altra cosa. Dio sta dicendo, il cielo non sono le cose che accadono. Sotto il cielo ne accadono tutti i colori, ma il cielo rimane fermo. Il cielo rimane fermo, quindi non è importante quello che accade, ma è importante come tu lo vivi, come tu reagisci. Questo è il problema. Questa è la cosa seria, questa è la cosa grossa. Adesso non c'è tempo, siamo verso la fine della meditazione, ma si potrebbero fare una montagna di esempi. Anche le cose più drammatiche. D'accordo? Anche le cose più drammatiche. Vuoi tu dunque sapere? Passiamo al sole e il sole? Il sole sappiamo che il sole è luce, ma Dio è luce, luce di conoscenza, Dio è amore, Dio è luce, Dio è amore. Guarda il sole e apriti alla luce che Dio ti porta. E all'amore che Dio ti porta ininterrottamente. Attenzione, dice guarda che se ti metti sotto questo raggio del sole, sai che cosa succederà? Eh, comincerai anche a essere dolce perché conseguenza del calore è la dolcezza. Tu sarai sempre luce e calore e possederai la dolcezza divina. Luce e calore, no? Quindi portare in giro luce non tenebre, portare in giro la verità, il discernimento, la fede. L'amore dovunque ci, ci giriamo. Calore a tutti, quello che tutti vorremmo avere, noi tutti vorremmo essere amati. E poi la dolcezza, cosa promette Gesù? Non avrai più fiele e dire nell'animo tuo quante volte siamo avvelenati o arrabbiati. Avvelenarsi, che è sempre una reazione balorda, dinanzi a problemi, prove, difficoltà, disgrazie. E dispiaceri, il fiele no? il fiele è amarissimo. Eh. Tutta quanta quella vita quella amarezza che tanti si portano dietro, quel tedio di vivere, no? Attenzione che tutti quanti lo attribuiscono alle circostanze, quindi alle cose che accadono. Ma non è così, non è così, dipende dalle nostre reazioni, non dalle circostanze. E poi il mare, Gesù è veramente un, un grande maestro. Il mare, tante volte abbiamo fatto questo esempio, vedete, ci sta la tempesta, ma la tempesta sotto, sotto le profondità del mare, non si è mai avvertita. E poi il mare fa spuma. Fa, fa un marasma, d'accordo? E poi ritorna tutto quanto. Placido e tranquillo come se niente fosse. Qual è il segreto del mare? Questo lo sappiamo. Il mare che ci affascina tanto, il mare è eterno movimento, eh? Pensiamo alla differenza che c'è tra le acque del mare e uno stagno. Lo stagno sono acque putride, d'accordo? Acque, acque, acque fetide, pensiamo alla, alla palude, insomma, che, che popolava la mia amatissima terra dove io sono nato un tempo, no? Non c'è vita dove non c'è movimento. Allora, che significa tutto questo? Cosa devi fare quando contempli la bellezza del mare? Allora, pensa a tutte queste cose e comincia a pensare. Il mormorio della mia preghiera sia continuo. Se vuoi essere forte e potente al pari di me, che sono cose grosse che ci sono, Sto Signore. Eh. Vogliamo essere forti e potenti al pari di Dio. Io posso essere forte e potente al pari di Dio. E eh certo, dice, cioè, ci sono scherze, eh. ci sono scherze, non dice le bugie. Qual è il segreto? Il mormorio della tua preghiera sia continuo. Se vuoi atterrare i più forti nemici, la tua volontà ribelle che mi impedisce di svelarmi, e stendere in te il mare pacifico della mia grazia. Ecco perché la preghiera è così importante. Cioè, ma come? Tu scopri l'importanza della preghiera guardando il mare, sì, se capisci questa sottile eh, similitudine che fa Gesù. Il segreto della, de, de, della bellezza del mare, di tutta la vita che c'è, è il movimento delle acque. E il movimento delle acque simboleggia quel mormorio della preghiera continua. Quindi ci sono dei momenti che dedichiamo alla, alla preghiera. E ci sono? Quanti sono? Come sono? Ma poi c'è quel mormorio, quello stare qui si impara nella, nella divina volontà alla, alla presenza di Dio che piano piano diventa incessante, ininterrotto, e quindi ogni volta che noi vediamo che combiniamo qualche guaio piccolo o grosso, stiamo certi che siamo usciti, cioè la nostra preghiera non sta mormorando più, ma ricominciamo a fare le cose di testa nostra con le nostre forze, con le nostre. Opere, con le nostre, chiamiamole così, tra virgolette, abilità, che non sono abilità, sono tutte quante disabilità, e combiniamo guai. E ricominciamo ad attivare in noi le sorgenti di ogni tristezza, di ogni angoscia, di ogni affanno, di ogni desolazione. Sono molto consolanti queste parole di Gesù, anche molto istruttive. Ecco, ricordiamole, lo dico a me per primo e continuiamo questo lavoro perché Gesù ci ha dato come dire un input ma questa operazione il nostro intelletto aiutato dalla grazia è capace di farlo, basta che ci si applica e comincia ad andare a cercare tutto quello che parla di Dio e della sua potenza, della sua grandezza e del suo amore in tutte le cose create questo è un piccolo esempio il resto è lasciato alla nostra santa fantasia, commossa dalla grazia e illuminata dall'amore di Dio. Bene, Santa Vergine Maria, adesso ci volgiamo a guardare il mare infinito che sei tu. <ride> proprio tutte queste meravigliose cose, dette oggi da Gesù, scolpite nella tua vita, no? Immaginiamo le tue reazioni, insomma, <ride> come erano, insomma, di, 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 dinanzi a tutto quello, insomma, che hai vissuto. Immaginare la tua dolcezza, sempre vissuta al sole divino, cioè... La dolcezza tua, la dolcezza di Maria è qualcosa di inimmaginabile a mente umana perché è proprio riflesso eh, cristallino ecco, dell'amore della dolcezza e della bontà divina. La corona di 12 stelle sul capo, ecco, ma una tempesta di stelle nell'anima, insomma, che hanno le tue innumerevoli virtù incontabili, incalcolabili e tra l'altro inimmaginabili nella loro grandezza e potenza. Bene, tutto questo è per noi, noi possiamo essere felici, e si può essere realmente felici in questo mondo, ad immagine tua tante volte l'abbiamo visto. Chi lo vive comincia a capirlo, essere felici non vuol dire essere senza croci, senza problemi ma significa anche avere una montagna di croci e di problemi. L'uomo carnale lo chiama San Paolo, l'uomo psichico, l'uomo mondano non capisce, dice ma se io ho tutti questi problemi come faccio a essere felice? Chi conosce queste cose lo vive e capisce benissimo che non è incompatibile la felicità con tutto quello che accade in questa vita. Basta trovare il segreto per farla vivere e regnare. In noi, come facesti tu e come chiediamo di aiutarci a fare, nella divina volontà, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque, nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.